Arenzano riparte, si può proprio dire, la marcia Maremonte alla 30ª edizione, subito dopo quel che è successo, una serie incredibile di trombe d'aria, e poi ci sono stati anche danni nell'entroterra all'interno dell'ente parco Begua, che prontamente, grazie anche al contributo economico della regione, siamo riusciti a mettere a posto. Una marcia importantissima, ci sono solitamente più di 4.000 iscritti, aperta a tutti, ci sono vari percorsi per grandi, piccini, allenati e meno allenati, e quindi un motivo di valorizzazione in parte di un territorio che ancora tanto può crescere dal punto di vista turistico, ambientale, mettendo in sinergia costa e entroterra, e quest'anno la manifestazione si arricchisce anche di un percorso di mountain bike con il contributo dell'associazione sportiva Senza Senso. Sì, diciamo che la cittadina è ripartita immediatamente, e quindi abbiamo avuto, oltre che degli operatori istituzionali fantastici come i Vigili del Fuoco, abbiamo avuto anche una quantità di volontari immediata incredibile. Infatti Arenzano si è risollevata in 24 ore, c'era già la viabilità ripresa, eccetera. Ora ripartiamo con questa grande manifestazione grazie anche alla collaborazione col Parco del Begua, perché avevamo i sentieri completamente devastati, quindi in queste settimane abbiamo lavorato incessantemente affinché ci fosse la garanzia che questa grande manifestazione, che ha la sua 30ª edizione, che richiama 4.000 partecipanti solitamente, possa concludersi in modo efficace.